Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Diary e benvenuti a una nuova reaction. Oh ragazzi, la band di oggi vi porto un qualcosa che io conosco abbastanza bene e che col passare del tempo ha acquisito tutto un altro significato, ovviamente. E sto parlando dei Dragon Force, ragazzi, una band che è tanto brava quanto un meme. O almeno così era all'epoca. Dovete sapere che io i Dragon Force l'ho sentiti per la prima volta dal vivo. Pensate un po', era il Gods of Metal, se non sbaglio, del 2015 o 2016, non mi ricordo esattamente l'anno, e il primo impatto fu devastante, questa cosa di una velocità spaventosa. Fanno un power metal veramente velocissimo, infatti è extreme power metal, diciamo il loro genere, è talmente over the top da risultare in alcuni casi appunto un meme, ok? E su questa cosa diciamo che col passare del tempo ci hanno un po' marciato, e complice anche la quanto è diventata famosa una delle loro canzoni, ovvero Through the Fire and Flames, grazie a tante cose, non ultimo Guitar Hero, e grazie alle attività social di alcuni dei loro membri, i Dragon Force sono piuttosto famosi, d'accordo? C'è una canzone loro che è uscita recentemente e l'ho scoperto proprio negli ultimi giorni che è uscita una loro nuova canzone, e io negli ultimi anni Dragon Force però non li ho mai più sentiti, quindi cogliamo l'occasione per recuperare. Quindi Dragon Force, The Last Dragonborn, vediamo un po' insieme. Ok, boh, accelerano, credo. Che voce! Di loro cambiati tutti, porca puttana. Riconosco solo i due chitarristi. Finora un epic metal classicone proprio a mille. Non mi aspettavo minimamente una canzone così da loro. Mica accelerano, io è tutta la canzone che sto aspettando il momento in cui comincia. Niente, questa è tutta la canzone, è lenta e ritmata così. Mi sembra di sentire gli Ice Dirt. Cioè, è talmente classico tutto questo. Cantante, cioè, jeans neri, gilet, braccialoni di pelle e voce altissima. È la genesi dell'epic metal questo qua. Solo che non me l'aspettavo dai Dragon Force.
in ritornelli come questo c'è sempre qualcosa di rassicurante, non lo so. Ho la fortissima tendenza a prendere un boccale di legno con della birra. Anche le Chimes. But with the rise of the sun in the far eastern skies. Ok, ora abbiamo la genesi completa anche del video Epic Metal. La CGI brutta. E finora non era malissimo. Ma quel colpo a terra così devo dire che ha aggiunto quel tocco. Oh, aspetta, qui li riconosco. Una cosa a un milione di velocità doveva esserci, una. E si sale di un tono, yes! E c'è pure un drago. Mi chiedevo anche quando ci sarebbe stata la sparata vocale. Ha recuperato all'ultimo. E con questo si chiude il cerchio completo dell'epic metal di un certo tipo. Solo che, come vi ho detto per tutto quanto il video, non me l'aspettavo dai Dragon Force una cosa come questa. Ora, badate bene, non è che conosco la loro discografia così bene da rimanere sorpreso con cognizione di causa. Magari ne hanno fatte tante di canzoni così e sono io che non lo so. Quindi ditemi voi se hanno fatto delle altre canzoni così. Però perdonatemi, tutte le canzoni che ho mai sentito dei Dragon Force erano velocissime, al di là di ogni possibile decenza, per così dire, così veloci da essere un meme, appunto. E io mi sono approcciato a questo brano proprio aspettandomi questo e mi sono ritrovato con praticamente l'epitome assoluto del classic epic metal con tutte le caratteristiche possibili e immaginabili che abbiamo elencato per tutto quanto il video. Non lo so, sono spaesato. Però il brano non era male in sé, è solo che è fuori contesto se si tratta di Dragon Force. Però magari mi sbaglio io, correggetemi se sbaglio. Ditemi qualche altra canzone di Dragon Force che è così, ma soprattutto a sto punto mi sento in dovere di fare una reaction a un video più rappresentativo dei Dragon Force. Quindi suggeritemi voi una famosa canzone più recente, proprio degli ultimissimi anni, possibilmente degli ultimissimi mesi, che invece sia rappresentativo dell'extreme power metal dei Dragon Force. D'accordo? Come sempre ragazzi vi aspetto nella sezione commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate e suggeritemi nuovi brani, nuovi video, nuove reaction di qualunque tipo volete. D'accordo? Grazie a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e in descrizione trovate tutti i link a tutti i miei altri canali YouTube, andatemi a seguire anche lì, così come andatemi a seguire sui miei social. D'accordo? A presto ragazzi!